Benvenuti su Hobbes, il miglior canale del tubo italiano. Qui con me il dottor Meg e il signor Rune. E siamo tornati su Driver, nella rubrica Vecchia Scuola. Allora, dove ci eravamo lasciati? Dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati ad un arrivo a San Francisco con una rapina in banca, tanto per così, per gradire. No, era un casino, se non sbaglio. La rapina al casino, sì. Casino. Abbiamo fatto la banca a Miami e il casino a San Francisco. Stesse modalità, tranquillo, rilassato, pacatezza ai massimi livelli. Non c'è problema, noi non siamo persone che si... E agitano così per avere una cosa in mano, un sacco di soldi. Assolutamente no. E adesso vediamo che cosa succede. Adesso vediamo un po' cosa si dicono. Ok. Non so come, ma lo sanno. E forse mi stanno anche già cercando. Non appena ho chiuso il mio affare, andrò a pararmi il culo lontano da qui. Facci piano, fratello. Ascolta, se sai qualcosa di nuovo, dammi un fischio, intesi? Conosci un certo Rudy? No, fratello, non conosco nessun Rudy. Ah, quel Rudy! Certo che conosco Rudy, è un amico di famiglia. Ancora qualche verdone come quelle e ti canto tutte le canzoni che vuoi. Hai sentito parlare del Gold Rush Hotel? Ehi, dannazione! Così mi rovini il colletto! Ok, lo conosco. C'è un francese in città, lo sto cercando, da Miami. Dimmi con chi parla e dove gira. Per Rudy. Andremo d'accordo, amico! Oh, merda. Così, fermi gente per strada, gli dai i soldi, cambi informazioni. Questo è il nostro Agis. Sì, no, per carità, tutto quello che vuoi, però... Va bene, va bene. Allora, vediamo un attimo, diamo una chiamata all'appartamento a vedere se è un po' meglio... No, non fa. Forse è leggermente più pulito. Chi è? This is the most dangerous man. Sì, è un appartamentino, forse probabilmente una camera di motel, forse leggermente più pulita e più luminosa. Bene, direi che andiamo a vedere i lavori. Andiamo a vedere i lavori. Hai tre nuovi messaggi. Madonna. Cowboy, ho una valigetta in cerca di uno scambio. C'è una scheda con un numero sotto la tua porta. Se ti interessa, chiama. Se no? Vediamoci a Fisherman's Wharf. Ho un fucile a pompa nel bagagliaio. Banda di Yeppi va matta per questo tipo di gingilli. Mi serve un tipo che sappia giocare duro, se serve. Vediamoci a Fisherman's Wharf. Ho un fucile a pompa nel bagagliaio. Oh. Sì. Ok. Ho programmato una visita al centro commerciale. Potrebbe essere una passeggiata. Mi serve solo un pilota che faccia il caso nostro. E tu sembri essere il tipo giusto. O sbaglio? Lui è il tipo giusto. Ce lo vedo. Con una faccia così. Ma... Cosa facciamo con quello di Fishman? Io provarei prima quello del pompone. Il fucile a pompa. Vediamoci. Perfetto. Vado io, signor Rune? Sì, sì, inizi lei. Va di pure lei. Ecco. Vediamo. Nostre cose tecniche che ci dimentichiamo ogni volta, ma non stiamo. È un problema. Ma assolutamente. Tra l'altro in questa via ci siamo solo noi perché siamo di traverso. Sì, proprio. Un attimo, ho un dubbio. E qui? Allora, adesso noi stiamo andando verso sud. Quindi giriamo a sinistra, destra e poi quando siamo sullo stradone giriamo a sinistra. Ok, dovrebbe essere abbastanza semplice. Il Fisherman Wharf. Sì, Fisherman Wharf, che secondo me la mappa di San Francisco non è proprio quella. Però... Va bene. Hey!
sentiva un po' la mancanza. Cioè, sì. Qui sì, che sì, puoi sì, saltare senza rischiare assolutamente niente. Oddio, rischia. Questa macchina. Qui a sinistra, eh? Sì, sì. Ora, la macchina è stabile, il problema sono le curve decise che la lasciano un attimo sconcertata. Vada, 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 che forse riusciamo anche a segnare la posizione a tempo. Sì! Mi lascia un po' interdetto il fatto che abbiamo ancora 2 minuti e 20. Perché ovviamente è una missione composta. Va bene, per carità, va bene, non... va bene, va bene. Ok. Sei pronto? Gli uomini di Yeppi ti stanno già aspettando. Staremo a vedere come te la cavi. Quella non è la nostra macchina. No, quella è la sua. Quindi lui ci darà la sua macchina. Boh. Ma la nostra andava tanto bene. Perché dobbiamo guidare una macchina che non va bene? Beh, c'ha solo dei fucili sopra, non è vero? Vabbè. Chi non ha dei fucili sopra? No, è sempre la nostra macchina. Oh, sì. E ora con un faretto rotto, oltretutto. Allora, vediamo un secondo. Mostra mappa. Cosa è successo? Scenda? Provi con le frecce? No. Non so, è a mistero. Ricordiamo sempre, è colpa del giocatore. Assolutamente è colpa del giocatore. Non credo che sia. Ma è un po'. È un po' il nostro campo di spiegazione. È il volatore, assolutamente. Nel bene e nel male. Sì, esatto. Ma infatti, quelle due puntate su quella singola missione. Era colpa del volatore, chiaramente. La macchina è ben robusta, mi piace. Sì. Bisogna stare molto attenti quando piccoli tocchi sul sandwich. Sullo scherzo. E invece no. Però diamo un'occhiata a cosa ci aspetta adesso che possiamo dare. Ah beh, sempre dritto e poi quando non possiamo più. Esatto. O se vuole anticipare la Io, cosa. Io se posso dire la mia, non per fare l'esperto. Ma quella era Telegraph Hill e non Fisherman's Wharf. Va bene, eh? Non ci sono mai stato, non so dire. Bella espertura del mio primo! Assolutamente. Dov'è che hai studiato? Hai fatto il geometra a San Francisco? Sa. Vero. Allora. Questa la prima cosa. Allora, qui ci sono dei marciapiedi che quantomeno sono bassi e percorsi ampi. Vuole girare qui a sinistra? Lei ne è convinto. Sì. Sì, direi proprio che ci voleva questo cambio di rotta. Giusto per essere un po' più comodi dopo. Qui a destra. Si aiuti con la funzione simile del suo veicolo. Io ho quasi paura se gli voglio andare con la funzione simile. Qui siamo dove eravamo prima. Quindi fiancheggiando il muro non può essere. No. Sì, no, però devo prima seminare. Guarda che tanto tempo ce l'ho più. Sì, il tempo non è scadenza. Probabilmente qualcuno dei nostri amici sa. Io cosa farei? Farei 180? No, lascia stare. Intanto buttavo un occhio alla recinzione ed è continua, quindi sempre... Ah no, aspetti, qui. Era lì. Posto. Entri da lì. Perfetto, ora sappiamo che si può anche entrare in questo schifo. Bravo dottore. Bel lavoro. Allora, come accadeva spesso in Driver,
Le missioni chiaramente sono un crescendo di difficoltà. Sì, senz'altro. Anche okay, chiaramente una tipologia. Intanto diversa. Continuiamo pure, sì, sì. D'accordo. Ricordavo anch'io questa cosa. Forse non dovresti sottovalutare troppo il nostro amico. Mi rimetterò al tuo giudizio professionale. Tanner, vieni qui. Ci guarda intorno in un magazzino vuoto. Later, ecco il ragazzo che volevo che tu incontrassi. Ha già fatto qualche lavoretto per alcuni dei miei uomini. Ah, è così? Voi due vi conoscete già? Un tempo era anche lui un pilota. Prima di un piccolo incidente. Bene, bene. Un po' di competizione non potrà certo farti male, Slater. Nessuna competizione. Sono di... Bene. Questo è il tipo che mi ha tirato fuori. Non credo che tu li voglia sparare, amico. Non con una 357 puntata dritta nel mezzo della fronte. Ehi, metti via l'artiglieria, Slater. Ecco cosa succede quando lasci andare troppo la lingua. Adesso siamo tutti pari. Vediamo di darci una regolata. Potreste tornare utili entrambi quando sarà il turno di Jean-Paul. Ogni cosa a suo tempo, Slater. Per ora, Tanner lavora con noi. Ok. Come dicevamo, in Driver, di norma, l'ultima missione, la più difficile di tutta quanta la città, e quando si passa da una città, generalmente c'è un... c'è un ritorno ad un livello di difficoltà leggermente inferiore, in modo da prendere magari anche... Hai tre nuovi messaggi. Le dimensioni della città. Mm-hmm. Sono io. Qualcosa non sta andando per il verso giusto. Un nostro complice sta perdendo di vista la strada maestra. Dobbiamo riportarlo sulla retta via. Ascolta, c'è un bel taxi pronto per te. Carica il nostro amico e fagli fare un giro che lo aiuti a schiarirsi le idee, che comprenda il nostro punto di vista. Sentiamo gli altri. Ok, vada per i bastoncini di petto d'anatra, lasciamo perdere le cipolle fritte. Ma sai quella salsa bernese che fate voi altri? Annegaci il tutto sotto. Ti ricordi quello schifo di insalata che mi hai portato l'ultima volta? Facciamoci entrambi un favore e tientela pure tu. Fa schifo! E non dimenticarti una confezione super latex di patatine. È tutto. Latex. Ma fai in fretta che ho fame! Super latex. Latex. Di patatine. È una voglia un po' così. Ma tra l'altro, ragioniamo in questo momento, questo gioco ti permette di selezionare la missione che vuoi. Sì. Perché comunque la storia va avanti. E quindi, indipendentemente dal fatto che noi magari scegliamo la missione A, la missione B, o il bastoncino di pesce, la missione va avanti e quindi c'è anche una discreta longevità, perché uno potrebbe scegliere di fare le altre missioni. Sentiamo anche la terza. Un lavoro facile facile, cowboy. Ci sono delle casse che dobbiamo inviare al nostro magazzino fuori città. Bomba subito qui e ti spiegherò meglio cosa fare. No? Non c'era anche prima? No. Io proverei, ma tanto so già... infatti. Ci ho voluto provare. Era chiaramente una lega burla. Io farei quella del taxi. Lei cosa dice? Sì, sì. Che probabilmente sarà da fare un tipo guida spericolata. Ok! Stupendo. Lui è il nostro nuovo personaggio del cuore. Sì, sì. Oh. Ma Taxi non si scrive su No, lo fanno. Spaventa la morte, ma devi fare un livello folle, perfetto. Qui ci stanno un po' di peli, eh. Beh, ormai le ha già viste tutte. È un'altra missione del parcheggio, praticamente. Più o meno. Ah, sta per crollare. Oh! Dobbiamo provare a fare
Notiamo che comunque quando un taxi ti fa... Mancano solo 17 secondi, secondo me. Ho visto. Non c'è la polizia. Non so più... Ah, i salti! Non ci avevo pensato. Non avevo pensato ai salti. No. Riprovi lei. Riproviamo. Non avevo pensato ai salti. Accidenti, accidenti. Dovrebbe andare su Rascianino, allora. Vediamo. Sì. E allora... Ah, andiamo dritto. La retromarcia di Prepotente? No, il nord è il nostro... Ah no, sì, ha ragione lei, signor Rune. Facciamo una retromarcia di prepotenza e andiamo subito su Russian Hill. Perfetto. Con un 180, un J-turn. Si ricorda come si fa, vero? Quasi, sì. Faccio un po' di contromano, che male non fa. Madonna, il solo fatto di stare in salita l'ha fatto... Le salite fanno paura, eh? Le salite fanno paura. Metti che ti si brucia la frizione. No, questo non mi spaventa abbastanza. E proviamo questo. Non ha fatto un 360. Ok. C'era qualcosa in più. Ah, c'era quasi, dottore. Vado in velocità in contromano. Rischiamo di non farlo, se lo si vede. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, quasi al... No, c'aveva ancora un discreto margine. Dopo però. Bisognava capire un po' come si spaventava il nostro amico. Ma lui vive lì. Ma vive proprio in piedi. Sì. Ascolta. Cozzi si trova un paio di isolati da te. Devi acciuffarlo in fretta prima che lo faccia la polizia. Portalo subito all'elicottero e fallo in fretta o se ne andrà senza di lui. E lui chi? Di Otis. Ah. Non ho capito benissimo come questo video. Va bene, non c'è problema. Prego, signor. Ah, ok. Ah, forse così all'elicottero. Appa. Sì, decisamente. Anche se credo che qui sia proprio vicino vicino, eh? E infatti. Quindi andiamo dritto, sinistra, poi dritto. Bella San Francisco. Sì, doveva molto. Girare alla prossima. Ah, ecco. Sì. Ah, è vero. Molto bella la, il tema di San Francisco sotto la pioggia. Sì. Ah, beh, l'ha presa da un altro verso, sì, differente. Così è tranquillo. Così, un po' come tutti. Sì, tranquillo. Mappa adesso, perché qui che iniziano i problemi. Allora, qui giro a sinistra. Esatto, poi andiamo fino in fondo. E poi di nuovo a sinistra. Sarebbe vero andare a fare una missione al presidio. Altrimenti sarebbe da fare retromarcia. No, no, io direi andare giù. Tanto è quadrata, quindi non è che è una gran differenza. Che colonna sonora! Io gliel'ho detto. Comunque avessi capito. Non ricordo il GTA 2. Ah, GTA 2 e l'1 non avevano una vera e propria colonna sonora. Che io ricordi, no. Non so. Allora, occhio qui, signor Rune, perché rischia di fare il frontale con il tram come ho fatto io. Ah, beh, qui arrivo più in fondo e poi giro a destra. Esatto. Direi
abbastanza noiosa. Vediamo adesso se qualcuno iniziato ci vorrà dare una mano a renderla un po' più interessante. Detto fatto. La polizia che fa più danni di noi. Sì. Allora, occhio al tram. Un'altra polizia. Ma direi che su questa stradona non ci impaurisci più di tanto. Sarebbe bello vedere un blocco stradale. Ma anche no. Spiegato perché dovranno lasciare lo spazio in mezzo per... Per il tram. Per il tram. Sono il tram della polizia. Eccolo. Già seminato? Madonna che pro il signor Blu. Ecco. Na. Quindi neanche ci ha visto. E tra l'altro, se non sbaglio, si sta facendo più scuro, perché mi sembra che fosse leggermente più chiaro. Questa dovrebbe essere la zona di Ferry Station. C'è scritto, ma non saprei. No, quello che è scritto mi sembra che sia da downtown a vedere. Quella dovrebbe essere Ferry Station, località famosa per i suoi ristoranti. Buoni. Un bel panino al granchio, signor Bruno. Sì. Ma alla fine noi finiamo sempre queste missioni? Cioè, in questo quartiere industriale? Più o meno. No, vabbè, per carità, Quindi qui ci sono l'elicottero. Ah no, è dall'altra parte una stazione. Ah, l'elicottero era lì parcheggiato di fianco. Lei l'ha visto? Sì, è più bello. Adesso arriva. Ah, eccolo. Perché chi non vede di fianco alla superstrada un elicottero non si fa delle domande. Poi immagino che comunque la polizia non si fosse subita minimamente questo. Assolutamente. Anche l'elicottero è tranquillo però, Beh, ma l'elicottero ci può ancora stare. Ha visto questo effetto? Bello! No, ma secondo me fare tanta strada il nostro così, Così, secondo me, ci arriva alla sua destinazione. E direi che con questo... con questa elevazione anomala dell'elicottero noi abbiamo esaurito il pale. Tempo. Yeah! Mi girano le pale. Mi girano le pale dell'elicottero, esatto. Dicevo, con questa scena epica, il tempo di salutarci, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Noi vi salutiamo come ogni volta. Se volete iscrivervi, iscrivetevi. Se volete commentare, fatelo. Noi vi leggeremo. Noi vi leggeremo, soprattutto il dottore. E poi nel caso vi insulterò se non sono d'accordo con voi, non vi preoccupate. Lo fa. E come se lo fa? E quindi niente, Obels, il miglior canale sul tubo italiano. Vecchia scuola, ragazzi. Ciao! Ciao. Tutti su Obels, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Sì.